Allora, volevo fornire a chi ne ha necessità, perché molti ragazzi domani affronteranno la maturità, che sono in possesso della prima traccia Di Maio manda a sucare il Movimento 5 Stelle. Quindi i ragazzi sappiano che il tema è questo. Luigi Di Maio manda a sucare il Movimento 5 Stelle. Allora, i ragazzi che non dovessero conoscere Luigi Di Maio, diciamo, sappiano che è un ragazzo campano che è cresciuto in questi anni, si è reso conto che era impossibile la coabitazione con questo strano ircocervo chiamato 5 Stelle, un movimento dove ci sta dentro quello che sostiene che ci vuole l'acqua pubblica, e quelli che sostengono invece viva il Duce, quegli altri che bevono l'urina ritenendo che si tratti di una pratica purificatrice, una pratica indiana, Amaroli si chiama esattamente, quegli altri ancora che dicono che la terra è piatta. Quelli che dicono, che dicevano, non so politica, non so politica. Luigi, che per anni è stato mortificato, penso stavo seguendo in diretta la cronaca di tutto questo. Luigi, che per anni è stato anche da me deriso, alcuni l'hanno chiamato il Bibitago per questo suo trascorso da venditore di bibite e caffè Sport Borghetti al San Paolo di Napoli. Luigi è cresciuto e adesso ha scelto di mandare a sucare il Movimento 5 Stelle. Grillo, Casaleggio morto, Casaleggio figlio vivente. Di Battista, anche Fico, ha detto praticamente dovete andare a sucare. Dice, ma adesso dove va? Andrà a costituire con altri una forza di centro. Ora, questo non è affar nostro, noi constatiamo questa legge della crescita e della discontinuità, ma tornando ai ragazzi, la traccia per la maturità di domani è molto semplice. Luigi Di Maio, virgola, ministro degli affari esteri, manda a sucare il Movimento 5 Stelle. Punto. Prospettive e problemi. Fulvio Abate, Teledurruti.